Zecimbras a tutti ragazzi, qui Blur. E oggi siamo tornati, ahimè, su Outlast. Allora, vi voglio subito fare una domanda. Non manca qualcuno? Sì, manca la faccia bella tra i due Blurelli. Manca la mia ragazza e vi dico subito perché. Vi ho trollati tutti, frate. Visto che va tanto di moda mo trolla la gente, allora io pure ne ho fatto uno, solo che il mio forse ha un po' più senso. Allora io ho creato hype per questo episodio di Outlast che voi vedete oggi, dicendo che l'avevo registrato con la mia ragazza. Non era vero, perché ho deciso di farvi questo grandissimo favore, a voi e non a me, di fare questo episodio da solo. Sinceramente io penso che voi capiate perché gli sto dando tanto importanza a sta cosa, perché io mi cago in mano a giocare da solo a sti giochi, quindi ve voglio di una cosa. Facciamo sto patto: se voi volete un episodio a settimana di Outlast, Outlast, ovviamente non può essere la mia serie principale, e volete comunque vedere Blurella questa settimana sul canale, io ci avrei quel tanto famigerato e voluto speciale di tutorial dei trick proprio con Sofia, che appunto vi deve insegnare i trick. Quindi vi sfido ad arrivare a 25.000 mi piace entro mezzanotte, e se ci arriviamo, venerdì esce il tutorial dei trick di Sofia. Di Sofia. Da cellulare non li prende, spingeteli come se fosse veramente un capezzolo a forma di cuore di Greta Mackey. Per favore, perché ve lo sto a fa veramente col cuore. Lo faccio per voi, come direbbe il nostro amico. Nell'episodio Dio precedente. Porco Dio, porco Dio! Ah, ma questa è una strettoia, certo sto bello. Ero fake. Porco Dio! Oh, porco Dio, cane! Amo, amo. Porco Dio! Porco Dio, lo sapevo! Eccoci qui ragazzi, siamo passati al gameplay. Come potete vedere, noi ci eravamo lasciati dentro quell'armadietto. Ho letto molti commenti e mi ero semplicemente perso la parte in cui dovevo spingere l'ultimo pulsante, che era all'inizio dell'entrata, dove c'era il pezzo di merda che ci spaventava. Se frate... Ah, Dio! Scherzavo! Quindi l'ho fatto, è tornata la luce. E ora, come potete vedere, dobbiamo tornare ai comandi di sicurezza, che era praticamente lo stanzino del computer. Quindi io direi, decorre, perché io mi sento una di quelle presenze alle spalle che manco il buon caro Rocco. Ecco, ok, perfetto, salvataggio. Lagga il gioco? Quanto sta laggando? Ha tirato una laggata pazzesca. Mi sono ritrovato con una cazzo di droga di MD ficcata qua. Ma quanto è brutto! Oddio, c'è la distanza dentro, lì di Francesco tra gli occhi. Ah beh, certo. Certo, io devo combattere con una cosa che manco si vede. Buono come il pane, raga. Mamma mia, ogni volta che un quadro mi viene uno spavento. Ci ha preso sta sorta di Jake la furia dei Club Dogo. Bella sta luce, mi piace. Non mi piace più la situazione. Sembra una cantina di Satana. Ovviamente che ha la telecamera. E che te lo dico a fa? Eh beh, certo, perché noi siamo gli Human Safari, no? La telecamera ce la lasciano. Oh, bada. Vabbè, però ci ha aperta la porta. Stiamo se a capire. Io sinceramente mi chiuderei dentro. Però, ma chi sei io? Questo ha appena visto un video di Greta Mankey, è impazzito. Oh, che fa? Qua Outlast nel 2006 aveva già fatto praticamente l'immagine di tutti i fan di YouTube Italia che si guardano i video di Anthony De Francesco e compagnia bella. Il pazzo, il depresso e l'uomo che sbatta la testa. Scialla pisè, noi siamo i più veloci. Che vuoi? Che vuoi, bello di cazzo? Qua chi c'è sta? Ah, certo! De sicuro te entro dentro la stanza che c'è sta un corpo là morto. Ecco, là. Stanno a dire che mi vanno a ammazzare, ma che dolci. Ammazza, oh! A proposito di Rocco! Tacci loro, questi non è che mi vanno a ammazzare, questi mi vanno a fare un'altra cosa. Oh! No! C'è sta l'amico nostro, regà! Io accanto quello non ci passo, quello si sveglia di nuovo e mi viene brutti. Io coro! Questo sta sbatta la testa a destra e manca. No, grazie. Eccolo, eccolo. Sento rumori ambigui. Rumori molto ambigui. Oh! Che cazzo sta a fare quello? No, 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 ma chi bese? Ciao core proprio. Vaffanculo, che cazzo vuoi? Psicopatico di merda. Sei il top, frate. Ari, ecco, amico nostro. Quello lo chiamiamo Bruno. Belli freschi. No, non mi piace. Non mi piace. Ti posso doppiare? No, ho visto l'ultimo video di Stepney. Qua ci stavano amici nostri. Ari, ecco l'uomo che corre. Non avevo finito. Te ne ho lasciato un po'. Ma chi te vuole? God always provides a way. God te fa tirare bestemmioni. Ah, mi faccio sta doccetta di veleno. Che cazzo era? Ok, non vi preoccupate. Dimmi che c'è sta una batteria. Ma quanto son genio? Sinceramente, ma avete fatto notare voi che più poche batterie è una cosa molto sbagliata, da quel che ho capito, in questo gioco. No, no, sì, Mr. Mime. Cazzo sta a fare? Il mimo. Giù per lo scarico. Vieni qui, ci sta cioccolata. Famo, guarda un attimo in faccia questo. Porca puttana, pare Gagliani. Come PewDiePie mi ha insegnato, bisogna parlare mentre si va. Mentre si va. Sento urli ambigui. Non ce vado. È una batteria? Non è una batteria.
Oh, oh, bada. Vabbè, raga, camminano tutti in perpendicolare su sto gioco. Stanno belli freschi. No, 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 oh, oh, volevo chiudere questa, non volevo aprire quella, mortacci. Ma che me so, ho chiuso dentro, sto un coglione pure io. Allora, qui c'è un cazzo, quindi ovviamente, per qualche strano motivo in un gioco horror dobbiamo andare dove ci sono gli urli. Una cosa nuova, c'è sta una luce. A meno che non si sta sparando uno di quelli che noi chiamiamo segoni. Sta ammazzando qualcuno, infatti sta ammazzando qualcuno. Noi camminiamo molto di soppiatto. Ma sta zitto te, testa di cazzo, ma che... Stavo a scherzare, pisello. Damo, sei al volante. Apprezzo il fatto che comunque l'abbiano fatto parlare, così almeno non mi è spuntato nessuno davanti. Oh, sta buono là, sta buono là. No, non mi dica che mi sta dietro. No, ho sbagliato strada. Corri, corri, corri. Chiudi la porta che ci ha detto prima di chiudere le porte. Chiudi pure questa de porta. Sta intra. No. Buono come il pane, se siamo dati. Guarda che salame. Oddio, forse ne è un salame. Se sta incazzato. Ma c'è sta musica ansiosa, continua a starci. Levala. Ah no, se sta da, eccolo, ecco scemo. Cretino. Mi sa che dovevo andare. Quella era una sorta di sala dei comandi, quella dello stronzo. Ah bella, amore mio, guarda quanto sei brutto. Mortacci tua, oh. Ma sei gratta. Per deduzione ora non ci dovrebbe essere un cazzo di nessuno qui, infatti. Ho già capito. Follow the blood, tu madre, seguo. Mo me infilo qua che arriva l'amico nostro. Eccolo, il dio puledro. Bello mio, non te inventa stronzate. Stiamo belli freschi. Mi bevo pure un sorsetto di tè mentre... Vuoi giocare a nascondino? Mi piace giocare. Lo vedo, guarda che sederino che hai. Oh sì. Abbiamo scampato pure questo? Sinceramente? Ma sto a gesti bene per giocare. Oh! Oh no 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 no! Mortacci di Peppa Pig. Mi sono sentito i passi proprio brutti. E non c'è nessuno. Mi prendi per il culo. Questo mo mi viene dietro. Eccolo! Vieni qua. Vieni qua. Adesso state... Mortacci, a chi te lo dice? Io penso si sia aperto qui, no? Ah! E famo se sta botta di veleno di nuovo. La situazione non mi piace, signore. Bella questa porta, potrei entrare, ma non lo farò. Eccoli! Sono loro, sono i durocchi. Fammi vedere. Sono loro, sono i durocchi. Adesso ci si diverte, stanno a dire la lingua e il fegato. Tu madre. Oh, la musica si fa molto inquietante, non mi piace. I don't like it. In the night we shivs and torrent. In the night we dancing to the moonlight. Dammi sta batteria, frate. Dammi i documenti. Oh, ma perché questo quando scavalca le cose fa sti rumori ambigui? Là c'era scritto follow the blood. Ma mi spieghi il senso di dove entra qua? Ah, ci serve una chiave. Ma che strano. Sono sicuro che la chiave elettronica non sarà in questo posto buio. No. Vi insegno come si fa qua. Si abbassa il volume dello Yeti al massimo e si corre. Poi ci gioca a carcio. Che ci fa? A rialzare il volume dello Yeti. Eccola. No, sento voci. Sento cose che arrivano qui. Aiuto, sta arrivando qualcuno. Aiuto, sta arrivando qualcuno. Damo se al volantissimo. Entriamo qui. Ah! Ah! Ci stanno batterie. Oramai scrocco batterie a destra e manca. C'è nessuno. Let's run. Oh, oh no 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 no. T'avevo visto. Sta buono là. In realtà ho fatto una genialata, perché almeno posso pensare a come evitare sto tipo, perché di sicuro non gli posso andare dritto in testa. C'è stava la finestra accanto. Corri. Corri. Sali qui, scemo di merda. Santi numi, è svanito. Bravo. Corri, 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 corri. Ubriaco e sto felice fino a quando vomi. No, sono tornato indietro. Apri sta porta, chiudi sta porta. Ok, allora sinceramente mi sento di finirla qua, perché abbiamo fatto abbastanza cose pure per oggi. Me sto a cagare a mano in realtà. Però allora, come vi ho già detto, da questo punto in poi lo continuerò di nuovo con Sofia, la mia ragazza, Blurella, mia nonna, non so come la volete chiamare. Se volete che questa serie arrivi un episodio settimanalmente, e soprattutto se volete Blurella, venerdì con quello che deve essere lo speciale di 170.000 iscritti, quindi il tutorial dei trick su COD, mi raccomando di lasciare un bel mi piace. E proviamo ad arrivare a 25.000 entro mezzanotte. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Damo se una tirata de palle. Ciao. Sì, sì, vai, vai. Me ne mancano due. Sì, 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 sì. No, Zano, come fai a essere così veloce? Cazzo. E vai, ammazza.